Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Ma fratelli e sorelle carissimi, siamo qui oggi convocati, stiamo celebrando la messa in onore di Maria Santissima Addolorata, messa che commemora i cosiddetti sette dolori o le sette spade della Madonna. Nel Vangelo abbiamo ascoltato Simeone darci ragione di una delle spade, anche a te una spada trafiggerà l'anima, poi vedremo in particolare a cosa faceva riferimento. È comunque la festa dei dolori di Maria Santissima, tra l'altro, quanto mi sembra di aver potuto apprendere, abbastanza venerata sotto questo titolo in questa chiesa, la Madonna. In questo giorno la chiesa raccomanda di recitare la sequenza dello Stabat Mater che abbiamo recitato nella versione originale. Questo è un capolavoro, penso che sappiate tutti, che è stata scritta da Jacopo da Todi, è un classico di quelli che si studiano insomma anche a scuola, ed è un bellissimo capolavoro in cui nella prima parte c'è la grande contemplazione dei dolori di Maria Santissima, mentre nella seconda parte ci sono delle invocazioni bellissime, adesso magari ne ripercorriamo qualcuna, e di supplica alla Madonna di poter in qualche modo condividere, stare con lei, fare nostri i suoi dolori. Noi dobbiamo sapere che ci sono due cose che sono grandemente gradite al Signore e alla Madonna e grandissimamente meritorie, e dobbiamo pensare se le abbiamo mai vissute. È dolerci fino alle lacrime per i dolori di Gesù, che ha sofferto le pene indicibili della nostra salvezza, e condolerci con la Madonna. Questo chiaramente non può accadere se noi non ci abituiamo a pensare ai dolori di Gesù e di Maria, a meditare i dolori di Gesù e di Maria, a contemplare i dolori di Gesù e di Maria pregando. Voi capite che, sapete che la preghiera profonda non è la preghiera vocale. La preghiera vocale è importantissima, è la base della preghiera cristiana. Guai a lasciarla. Abbiamo recitato la Corona della Dolorata, poi reciteremo il Rosario. Ma la preghiera profonda richiede una concentrazione, un'attenzione di tutte quante le nostre facoltà verso un oggetto preciso, in questo caso lo scorrere dei dolori di Gesù e lo scorrere dei dolori della Madonna. Possiamo farlo attraverso la nostra immaginazione o aiutandoci attraverso qualche testo, ci sono tantissimi testi dove si possono meditare su queste cose, ma sono, ripeto, questi qua esercizi assai santificanti, perché ci fanno, cioè capite, considerare bene quello che Gesù e la Madonna hanno patito per la nostra salvezza, ci fa anche comprendere molte cose circa la serietà e la gravità del peccato, ma soprattutto accende in noi la carità. La carità non è, ricordiamo sempre, in primis l'elemosina fatta verso il prossimo, questa è una, diciamo, secondaria manifestazione della carità, ma la carità è l'amore che ci unisce a Dio o a Gesù o alla Madonna. Allora, la prima parte dello Stabat Mater, per esempio, alcune espressioni: quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne, madre dell'unigenito, no? E poi, chi può trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Dobbiamo farci una domanda, no? Quanti anni ci abbiamo? Ho mai versato una lacrima pensando ai dolori della Madonna, quindi pensando intensamente? È un passo della lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato nella prima lettura, in un'altra versione, che dove ci ha detto: pensate attentamente a colui che ha sofferto tante croci per i nostri peccati, perché non vi perdiate d'animo. Poi, la seconda parte, bellissima, ci sono alcune espressioni: Eia Mater fons amoris me sentire vim doloris. O madre, fonte dell'amore, sorgente dell'amore, fammi sentire la forza del dolore, la forza, più che forza, la violenza del dolore. Vivis proprio, in latino è proprio una cosa forte, no? Fa ut te conduce, perché io pianga con te. Quindi non si piange solo per i dolori di Maria, ma si piange anche con Maria, che sotto la croce piangeva per i dolori del figlio. Fa tarde ad cor meum in amando Christum demon si vi complace. Fa che arda il mio cuore nell'amare Cristo Dio per essergli gradito.
E poi abbiamo quella che cantiamo sempre la Via Crucis, no? Quella che fa Santa Madre, è un pezzo dello Stabat Mater. Santa Madre di Studagas, Crucifixi, Vigilagas, Cordi Mio Valide, ti prego Madre Santa, fai che le piaghe del Signore siano impresse fermamente valide nel mio cuore. Oh, fa come te con pie fleri, crocifisso con dolere, donac ego vizere. Fammi piangere piamente con te, condolermi, perché condolersi con il crocifisso, fino a quando avrò vita. Iusta crucem te custare, et metipi sociare in planto de sino. Restarti sempre vicino, presso la croce, e associarmi con te nel pianto de sino. È bellissimo questa ballata, è veramente un testo che ci porta a una contemplazione dei dolori di una Madonna, una contemplazione che diventa preghiera, proprio una recitare con calma già lo Stabat Mater, magari come nel testo liturgico, quindi il testo originale con la traduzione a fronte, è un ottimo modo per contemplare i dolori della Madonna. Ora io però, come già fatto nel Santo Nome di Maria, anche oggi nell'ufficio delle letture c'è un passo memorabile di uno dei più grandi cantori della Madonna, che è San Bernardo. San Bernardo era un innamorato doc della Madonna. Pensate che San Bernardo è il primo caso della storia della Chiesa dove è attestato un fenomeno mistico raro, successo soltanto ad alcuni grandi santi, che è il fenomeno della Lactatio Mariae. San Bernardo è stato allattato al seno della Madonna. Non è uno scherzo, è un gioco. Quindi voi sapete che alcune grandi sante donne mistiche sono state prese da Gesù e portate sulla ferita del cuore. Alcuni grandi santi devoti della Madonna sono stati da Maria Santissima allattati al seno. Prima è stato San Bernardo, poi c'è San Domenico, e poi c'è il Beato Arno della Rube, attestati sulla certezza, poi c'è San Giovanni di Reggio. Io conosco questi quattro, sono documentate queste cose, non è invenzione. Quindi San Bernardo era un innamorato proprio della Madonna, sapete, molto caro ai nostri cari amici e fratelli che sono qui sotto in abbazia, che sono i cistercensi, no? E commenta il passo del Vangelo che abbiamo letto. Quindi sapete che la Madonna non ci ha avuto né una spada né sette spade. Negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, la Madonna dice ci ha avuto milioni di spade. Il numero 7 è un numero simbolico, sapete che è il numero della perfezione, quindi i sette dolori della Madonna sono sette contemplazioni di dolori reali, ma non è che sono stati tutti lì, non si contano i dolori della Madonna. Però ce n'è stato uno che, qual era quella spada che gli avrebbe trafitto l'anima? San Bernardo ce lo ricorda. Io vorrei chiudere già come il 12 settembre, cedendo a lui la parola e ascoltando le sue parole veramente straordinarie, perché chiamato Dottor Marianus San Bernardo, cioè Dottore Mariano, anche Dottor Melliflus, per la sua dolcezza con cui le sue parole ti toccano, ti pungono, ti trafiggono dolcemente il cuore. Quindi è meglio cedere la parola a lui. Una spada ha trapassato veramente la tua anima, Santa Madre Nostra. Questa era dai discorsi, questo è tratto nei discorsi fatti tra l'ottava dell'Assunzione, sta nell'ufficio delle letture proprio della Madonna Addolorata della liturgia romana della Chiesa. Una spada ha trapassato veramente la tua anima, Santa Madre Nostra, del resto non avrebbe raggiunto la carne del figlio se non passando per l'anima della madre. Certamente dopo che tuo Gesù, che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia a potere non poté arrivare alla sua anima. Quando infatti, non rispettando neppure la sua morte, vi aprì il costato, ormai non poteva più legare alcun danno al figlio tuo. Ma a te sì, trapassò l'anima tua. L'anima di lui non era più l'anima, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. Perciò la forza del dolore, ei amata fons amoris me sentire vim doloris, la violenza, la forza del dolore, trapassò la tua anima. E così non senza ragione ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla passione del figlio superò di molto nelle intensità le sofferenze fisiche del martirio. Quindi la spada fu la lancia che trapassò il cuore di Gesù, che non fece male a lui, ma dilaniò completamente l'anima di Maria Santissima, proprio l'ultimo atto
degli indicibili dolori di Maria legati alla presenza in terra di Gesù e quindi ai suoi dolori. Non fu forse per te più che una spada, quella parola che davvero trapassò l'anima ed arrivò fino a dividere l'anima e spirito? Ti fu detto infatti da Gesù sulla croce: donna, ecco lui. Quale scambio? Gli viene dato Giovanni al posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo al posto del Maestro, il figlio di Zebedeo al posto del figlio di Dio, un semplice uomo al posto del Dio vero. Come l'ascolto di queste parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto sensibile, quando il solo ricordo riesce a spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e di ferro? Non meravigliatevi, fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello Spirito. Si meravigli piuttosto colui che non ricorda di aver sentito l'Apostolo Paolo includere, attenzione, tra le più grandi colpe dei pagani che essi furono privi di affetto, di insensibilità, cuore di pietra. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria e sia ben lontana anche da quello dei suoi umili devoti. Qualcuno potrebbe forse obiettare: ma lei non sapeva in antecedenza che Gesù sarebbe morto? Certo. E non era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la più ferma fiducia. Anzi, qui commento io, fu l'unica che ci credette anche dopo la morte. E nonostante ciò soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente, e in modo veramente terribile. Del resto, chi sei mai tu, fratello, e quale strano genere di sapienza è il tuo, se ti meravigli della solidarietà del dolore della madre con il figlio, più che del dolore del figlio stesso di Maria? Egli ha potuto morire anche nel corpo, e questa non ha potuto morire con lui nel suo cuore? E il figlio operò l'amore superiore a ogni altro amore, e la madre operò l'amore al quale, dopo quello di Cristo, nessun altro amore si può paragonare. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.